Salve a tutti, siamo ahimè all'ultima puntata di Alimenti in Azione e oggi parleremo di frutta e verdura che sono alla base della nostra amata dieta mediterranea. Siamo qui a Salerno, precisamente a via Musandino in zona Carmine e presso il negozio di frutta e fantasia andiamo a conoscere il nostro Giovanni. Andiamo. Buongiorno signor Giovanni, buongiorno. Buongiorno, prego, ditemi. Allora, eravamo un po' curiosi per chiarire un po' dei dubbi che a volte purtroppo non si sanno. Quali sono le verdure e le frutte di stagione di questo periodo? Ci sta, il periodo di agrumi, arance, limoni, clementine senza semi. E che sono questi qua? È un arancio veramente che poi è il clementino, è senza semi, è buonissimo, si presenta con sottile di buccia. Giovanni, le verdure di questo periodo invece? Di questo periodo c'è le cime di rape, poi ci abbiamo le verzi, ci abbiamo il cavolfiore, ci abbiamo la bietola, ci abbiamo gli spinaci. E questo è proprio il periodo delle verdure, ci abbiamo la scarola liscia, abbiamo la scarola riccia. E questo quindi è un periodo quanto, abbastanza sì. Positivo, no? Si è trovano varie progetti sì. Di verdure che sono effettivamente utili sia per il nostro sistema immunitario e per la nostra dieta mediterranea che è alla base di una corretta alimentazione. Certamente, noi siamo fortunati ad avere questi prodotti perché i nostri prodotti sono tutti prodotti di eccellenza, molti ce lo devono invidiare. Allora, ecco i nostri cari finocchi che li consigliamo molto spesso all'interno delle diete. Eh sì, sono degli ottimi spezzafame, hanno un contenuto elevato anche di acqua, quindi danno anche per il bilancio idrico della dieta, sono fondamentali. In più le verdure sono importanti anche perché regolano l'intestino, quindi danno un apporto elevato di fibre ed aiutano quindi anche il transito intestinale. Oltretutto i finocchi sono a basso concentrazione di calorie, per cui sono anche ottimali per la dieta proprio perché, tra virgolette, fanno ingrassare poco. Il cavolfiore è un ortaggio che ha un ottimo potere antiossidante, è ricco di vitamine, bisogna fare attenzione ai metodi di cottura. Perché essendo idrosolubili, quando cuociamo, per esempio bolliamo questi alimenti, rischiamo poi di rompere, fra virgolette, queste vitamine e quindi si abbassa il loro potere antiossidante e antitumorale. Quindi, per esempio, le migliori cotture che possiamo fare alle verdure sono o a vapore, si possono fare al forno o si potrebbero cuocere anche alla brace. Ci sono anche le banane qui, davvero veramente una bella esposizione di banane che, come si sa, hanno una buona quantità di potassio. Potassio che serve molto importante perché permette le contrazioni muscolari, permette gli stimoli muscolari. Però un altro frutto che ha una buona quantità di potassio sono i kiwi. Il kiwi ha una buonissima quantità di vitamina C, ha una elevata quantità di fibre e infatti è il consigliato per quanto si hanno dei problemi di stipsi. Qui c'è davvero tanto su cui parlare, infatti per esempio c'è lo zenzero e questo è un periodo che lo zenzero, diciamo, va molto per la maggiore, infatti quasi come lo zenzero fosse utilizzato anche per dimagrire. Purtroppo, ahimè, lo zenzero non serve per dimagrire, però ha tantissime altre funzioni, per esempio spellato e grattugiato può dare un buon sapore ai cibi, oppure fatte delle tisane con lo zenzero può essere anche un ottimo anti-influenzale, ma purtroppo, ahimè, non fa dimagrire. Ci sono anche i melograni. Allora, i melograni hanno una buona quantità di vitamina A che, come sappiamo, diciamo, nella sua molecola la vitamina A va a legare delle parti delle cellule della visione, facilitandone così il processo proprio visivo. Oltretutto il melograno ha una buona quantità di beta carotene che sono dei potenti antiossidanti. Gli antiossidanti oramai sono stati molto studiati per il loro principio di funzionalità contro delle malattie molto importanti. Quindi il melograno è un vero toccasana. Giovanni, ci prepara una bella premuta?
Allora che dici Luca, brindiamo? Certo. Buon Natale a tutti, ci vediamo il nuovo anno e mi raccomando, a Natale non esageriamo con il cibo, ma pensiamo solo a stare insieme. Buon melograno a noi.